Flash mob in pieno centro a Chiavenna con gli alunni dei due istituti superiori e dei due istituti comprensivi della città uniti nel gridare il loro no al bullismo e al cyberbullismo, fenomeni di prevaricazione purtroppo crescenti anche tra i giovanissimi. Obiettivo: promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie anche tra bambini e adolescenti. Abbiamo pensato di realizzare questo evento in corrispondenza, in coincidenza con la giornata internazionale per l'uso consapevole di internet. A livello nazionale c'è l'associazione Generazioni Connesse che ha organizzato un po' in tutta Italia eventi simili. Noi come scuola abbiamo deciso di organizzare questo flash mob in cui i ragazzi hanno gridato no al bullismo, al cyberbullismo e lo hanno manifestato attraverso delle frasi, degli slogan che avevamo pensato insieme, mostrando dei cartelli con le lettere, e qui in piazza invece abbiamo realizzato proprio la scritta fatta dai ragazzi, la scritta che era stop al bullismo, in cui hanno partecipato tutti e quattro gli istituti. Di questi temi parlate a scuola, quanto i ragazzi sono sensibili da un lato, ma quanto anche sono esposti all'insidia dall'altro? Ci sono sicuramente degli episodi in cui i ragazzi sono esposti all'insidia. Come scuole, come istituti scolastici cerchiamo di bloccarli subito, di contrastarli. Ne parliamo in classe, i siti di ogni scuola contiene una pagina proprio di riferimenti normativi, ma anche di slide di presentazione sul problema. Per cui i ragazzi sono informati. Purtroppo però ci sono degli episodi che, ripeto, riusciamo a stoppare in tempo, a fermare in tempo. Avete coinvolto anche i bambini della scuola primaria, quindi bisogna aggredire il problema anche dall'età più piccola? Sì, statisticamente purtroppo i primi episodi di bullismo, più che di cyberbullismo, di bullismo, capitano nelle scuole primarie. Ad esempio il furto della merendina, piuttosto che il non accettare un compagno nel gruppo, non invitarlo il pomeriggio a casa. Statisticamente questo è mostrato, di conseguenza abbiamo deciso di coinvolgere due classi di due istituti comprensivi di Chiavenna.